Clash of Rock! Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale YouTube di Rock and Wow. Siamo nella sezione The Explosion of Rock, il contest dedicato alle band italiane. Sì, qui c'è veramente un'esplosione di rock e quella di oggi è veramente, veramente esplosiva. Sto parlando dei Kisi di Evo. Ciao ragazzi, benvenuti qui a Rock and Wow. L'ho detto bene il nome? Sì, hai detto bene. Ah, grazie. 10 punti a Grifondoro. Esatto, dopo 77 prove ci siamo riusciti, grazie molto mani. Benvenuti ragazzi, benvenuti qui da noi, benvenuti al contest. Allora, iniziamo subito. Raccontatemi un po' della vostra band, ma soprattutto vogliamo sapere, siamo tutti curiosi di capire da dove viene il nome della band. Sei pronto? Brian, Matteo, Brian alla voce, sfogati. Ciao. Ciao, grazie per l'opportunità in primis. Allora, la genesi del gruppo, soprattutto la genesi del nome. Partiamo da un libro di Fred Vargas, un'autrice francese, un'autrice di thriller. Fred Vargas ha scritto un libro che si chiama Only in Uptown, che vuol dire un luogo incerto. Cita, ed è la prima volta che noi sentivamo questa storia, di un caso di vampirismo avvenuto in quello che adesso è la Serbia, ai tempi era l'impero austro-ungarico, nel 1725, se non sbaglio. Or dunque, Maria Teresa aveva appena emesso le leggi che non si potevano dissotterrare cadaveri, ma stiamo parlando della Serbia del 1700, quindi un luogo pieno di superstizione. E il fatto che appunto Peter Poglovitz fosse stato sospettato, un povero agricoltore, fosse stato sospettato di vampirismo, ha fatto in modo che la popolazione locale dedita alle superstizioni contravvenisse alla legge, disseppellisse il cadavere, notoriamente, come si faceva all'epoca, gli diede fuoco e lo tagliò a pezzi. Il romanzo parla proprio di questo, fa questo collegamento, e noi lo vogliamo fare con il vampirismo, con quello che è la scena Dark Wave, con quello che può essere i Bauhaus con il loro feticcio per Bela Lugosi, piuttosto che Dave Davian dei Damned con la sua mania di sembrare un vampiro, comunque quel genere lì, quel tipo di Dark Wave a cui noi ci rifacciamo. Oltretutto il nome suona anche un po' come Kiss Lover, cioè il bacio degli amanti, e sembrava molto carino e anche un po' poetico, se vogliamo. Il gruppo nasce in maniera totalmente non romantica, nel senso, metto un annuncio che cerco un chitarrista, mi risponde Matteo, che è da questo lato, qui. Ciao Matteo! E cominciamo a... abbiamo dei punti in comune, non siamo persone molto espansive, però abbiamo dei punti in comune, cioè le chitarre elettriche distorte, i Queen of the Stone Age, piuttosto che i Stone Temple Pilots, e tanto stoner, che è il genere preferito da Matteo, e tanto rock alternativo, plasivo, smashing punkins e via andare, che è il genere preferito da me. Abbiamo unito queste due cose ed è nato un progetto delle sonorità molto taglienti, molto cattive, ma anche molto minimali. Non abbiamo mai sopportato il rococò, il barocco nel rock, secondo noi, sempre rifacendoci al rock alternativo, alla dark wave, ci vuole l'essenziale in una cosa, e noi puntiamo a questo essenzialmente, a ritmi ossessivi, ridondanti, ripetitivi, poche variazioni tra il coro e il verso, questa è la nostra metrica. Quindi abbiamo fatto un primo album che ancora risentiva delle nostre reminiscenze adolescenziali, quindi molto punk, se vogliamo. Abbiamo fatto un secondo album in cui scopriamo lo stoner, in cui scopriamo la dark wave più classica, i Joy Division, piuttosto che Siouxsie and the Banshees, i Bauhaus. Abbiamo fatto poi un altro lavoro in cui abbiamo scoperto l'elettronica, ma non un'elettronica alla David Guetta, un'elettronica commerciale. Parliamo di Royksopp, ma soprattutto parliamo di The Knife o She Wants Revenge, quindi gruppi di riferimento per un'elettronica curata, non commerciale,
d'ambiente, se vogliamo, nel senso che crea un ambiente. Soprattutto a me in particolare, io amo La Folie et the Knife, che mi ha aperto un mondo. Silent Shot è stato un album che mi ha cambiato, se vogliamo, il modo di ascoltare. Quindi una bellissima storia di una interessantissima band. E adesso io ti chiedo, caro Brian, e anche caro Matteo, ma diamo la parola sempre a Brian, perché Matteo è più bravo a far sentire le sue corde. Per quale motivo la gente deve votare? Deve votare i Kisil. Yo. Detto bene. La gente... mi auguro che la gente voti Kisilievo, perché mi auguro che voti, che i voti vengano da persone che magari sono stufe di ascoltare il solito hard rock, le solite liriche trite e ritrite, i soliti suoni. Abbiamo sempre cercato di creare delle sonorità particolari. Vogliamo, ci piacerebbe essere apprezzati da persone che vogliono, che apprezzano che si mischi elettronica e rock senza che diventi uno scisma, che diventi un'eresia. Apprezziamo che ci siano persone che non vogliono andare oltre la solita canzone, verso, coro, interlude, verso. Vorremmo avere i voti, meritarci i voti di queste persone, di quelli che vogliono qualcosa di... una musica che ha diverse influenze, che partono dai Beatles e arrivano a Marilyn Manson, che partono dai Queen e arrivano a i Roixop, se vogliamo, i She Wants Revenge o altri gruppi che comunque magari di nicchia, però sicuramente hanno qualcosa di, al loro quinto o sesto album hanno qualcosa di nuovo da proporre, piuttosto che band che fanno la stessa cosa da 20 anni e sempre la stessa solfa. Tanti bei motivi per votare questi ragazzi, ma un motivo importantissimo c'è, ed è quello che fra poco ascolteremo, ovvero il brano in gara. Siete pronti, ragazzi? Sei pronto, Matteo? Adesso è il tuo turno. Ok. Ragazzi, allora, quando siete pronti, musica, maestro. Quattro giri. Anche se... ok. Listen to me when I tell you this. Matteo è morto. Everything comes to the end. Everything brings to the end. An egg which ate us. Rotten nature causes. Rotten eight psychosis. Rotten eight psychosis. If you believe them, you are dead. Everything is dead. The names are causes. Rotten names are causes. Rotten names are causes. Rotten eight psychosis. Il Kisilievo, grandi ragazzi, bravissimi in questa interpretazione acustica, ed è veramente, veramente complicato trasformare una canzone super elettronica
elettro rock in acustica. Bravi, veramente, veramente bravi. Ma grazie. Soprattutto coordinarsi quando c'è la differita dello streaming. Esatto, bellissimo. Esatto, bravissimi. Siete stati veramente, veramente bravi. Complimenti, vi meritate 70 voti solo per questo. Ragazzi, è il momento dei saluti. Salutate i vostri fan, chi vi deve votare. Grazie per averci ascoltato e grazie se ci voterete. E anche se non ci voterete, grazie di averci ascoltato. E grazie di ascoltare anche gli altri. Matteo, una parola? Sì, sì, mi ha fatto molto piacere conoscere te, conoscere in generale la radio, che io non conoscevo, per cui adesso mi sto informando, insomma, sto conoscendo anche voi. E vediamo dove porta, insomma. Ragazzi, veramente, vi ringrazio. Da Ark è tutto, da Rock and Wow è tutto. Stay rock e alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao ciao! Not the sketch of the reality.